peggior marciapiede di New York. Guarda dove l'hanno messo. Salve. Aiuto! Se mi vuole vedere non è questo il modo. Deve prendere un appuntamento. Dottor Green, come può diagnosticare una persona delle turbe ossessivo-coattive e poi comportarsi come me se potessi scegliere se piombare qui o no? Non ho intenzione di discutere. Lei se ne deve andare. Lei ha detto che poteva aiutarmi. Che cos'era allora? Uno scherzo? Io la posso aiutare se lei si assume la responsabilità di mantenere degli appuntamenti regolari. Lei ha cambiato la stanza. 2 anni fa. Mi sono anche fatto ricrescere la barba, ma a lei non interessano i miei cambiamenti, quindi se io... Io non ho una montagna di tempo a disposizione. Devo arrivare al mio ristorante in orario. Ma lo sa quanto è stato difficile per me venire qui? Sì. Ah, grazie a Dio. Noi non lo facciamo adesso. Io ho cambiato solo uno schema, come lei mi ha sempre detto che dovevo fare. No, no. Fammi un complimento, Mel. Ne ho bisogno. Presto. E devi crederci. Ok. Allora, adesso sto per farti un gran bel complimento, ed è la verità. Ho tanta paura che dirai qualcosa di orribile. Non essere così pessimista, non è nel tuo stile. Ok, te lo dico. Faccio sicuramente un errore. Diciamo che io ho cos'è... un disturbo? Il mio dottore, uno psicanalista dal quale andavo sempre, dice che nel 50-60% dei casi una pillola può aiutare molto. Io odio le pillole, roba molto pericolosa, le pillole odio, vada bene, uso la parola odio apposta quando parlo di pillole, odio. Il mio complimento è che quella sera che sei venuta da me e mi hai detto che non avresti mai... Insomma, tu c'eri quella sera e lo sai quello che hai detto. Beh, il mio complimento per te è che la mattina dopo ho cominciato a prendere le pillole. Non capisco come possa essere un complimento per me. Mi fai venire voglia di essere un uomo migliore. Eccoci di nuovo in studio. Avete appena ascoltato 2 scene del film Qualcosa è cambiato. Complimenti a chi lo ha riconosciuto. Non era facile, devo dire. Qualcosa è cambiato è un film del 1997 diretto da James Brooks, che vede protagonista Jack Nicholson nei panni di Melvin, un famoso scrittore misantropo che fin dai primi minuti del film veramente si rende antipatico, trattando male tutti col suo modo di fare burbero ed egoista, e soprattutto col comportamento ossessivo che lo porta ad avere problemi con altri e con l'ambiente che lo circonda, finché in qualche modo, grazie all'incontro con alcune persone e con un cane, riesce a trovare un suo equilibrio e uscire fuori dagli schemi mentali che lui stesso si era creato e che gli impedivano di vivere una vita socialmente accettabile. Eccoci di nuovo con voi a Inside Out. Il film di oggi, lo ricordiamo, è Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson. Quello di cui soffre Melvin, il nostro protagonista, è il disturbo ossessivo compulsivo, ed è di questo che parleremo con la dottoressa Benedetta Rinaldi, psicoterapeuta, esperta in ipnosi clinica e docente di psicologia dinamica presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, che abbiamo qui con noi al telefono. Buon pomeriggio, dottoressa, grazie infinite di essere qui con noi oggi a Inside Out, benvenuta. Buonasera, grazie a voi per l'invito e un saluto agli ascoltatori. Benvenuta, dottoressa. Dottoressa, nella prima scena che abbiamo ascoltato, Melvin è in crisi, lo vediamo in crisi, piomba nello studio del suo terapista in cerca d'aiuto dopo una serie di disavventure legate al suo disturbo. Ecco, come si riconoscono i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo e quali possono essere le cause? Allora, questo disturbo innanzitutto interessa tra il 3 e il 4% della popolazione. È un disturbo che, come dice il nome stesso, è caratterizzato dalla presenza di ossessioni e compulsioni che generano una marcata sofferenza nel soggetto e compromettono la sua qualità di vita. Per ossessioni intendiamo dei pensieri spesso strani, bizzarri e soprattutto intrusivi, cioè sono pensieri che si manifestano all'improvviso nella mente della persona al di là apparentemente, diciamo, della sua volontà cosciente. Questi pensieri sono legati a dei temi specifici, ad esempio, come abbiamo visto nel film di Melvin, sono pensieri legati alla paura del contagio, alla paura di sviluppare malattie o di entrare in contatto con gli altri. Altre tematiche possono essere il controllo oppure tematiche addirittura di tipo religioso. Per compulsioni invece noi intendiamo dei comportamenti che devono essere assolutamente messi in atto dal soggetto
pena una fortissima angoscia. Melvin, per esempio, si lava continuamente le mani con una certa saponetta, oppure chiude 2-3 volte la porta di casa. È un disturbo, diciamo, caratterizzato appunto dalla ripetitività. Quindi il soggetto si vive prigioniero di un modo di vivere la realtà che non lo rende libero, e soprattutto c'è una forma di pensiero che noi chiamiamo magico, cioè il soggetto è convinto che con i suoi pensieri, con i suoi comportamenti potrà modificare la realtà esterna. Un esempio su tutti è la superstizione, che è una forma, diciamo, blanda appunto di disturbo ossessivo compulsivo. Ma le persone affette da DOC avvertono sempre il disturbo come un problema? Alla consapevolezza segue sempre una richiesta d'aiuto? Allora, diciamo così, il problema della sanità mentale è un problema complesso, nel senso che non esiste un individuo sano in assoluto, ma tutti noi sperimentiamo nel corso della vita vissuti di ansia, vissuti di depressione, vissuti di angoscia. Il problema della patologia è un problema di quantità, cioè di quanto il disturbo è presente. In genere nel disturbo ossessivo compulsivo la persona si rende conto che questi rituali, che questi comportamenti e pensieri inficiano il suo rapporto con il mondo, il suo rapporto con gli altri, e quindi noi diremo che il disturbo della persona è egodistonico, e quindi la persona sarà portata a chiedere un aiuto. In altri casi invece noi abbiamo persone che ritengono che questi pensieri bizzarri siano assolutamente in linea con il loro stile di vita e quindi non chiederanno aiuto. C'è da dire una cosa fondamentale: spesso e volentieri riscontro nelle persone che vengono da me il terrore di esternare, di confessare di avere questi pensieri. Perché? Perché sotto sotto c'è l'idea, il terrore di essere considerati dei pazzi, degli schizofrenici. Quindi ecco, vorrei rassicurare assolutamente gli ascoltatori e chi soprattutto pensa di poter avere un disturbo ossessivo compulsivo, che non si tratta in nessun modo di follia, di pazzia, di schizofrenia, ma è una problematica che può assolutamente trovare una risposta e trovare soprattutto una guarigione. Benedetta Rinaldi. Dottoressa, lei ha parlato di diversi casi, di diversi tipi di disturbo ossessivo compulsivo. Esiste quindi anche più di una possibile terapia? Abbiamo sentito Melvin, ad esempio, parlare di pillole. Sì, allora, diciamo che il trattamento di elezione di un disturbo ossessivo compulsivo è la psicoterapia. Oggi esistono molti modelli, abbiamo modello psicanalitico, cognitivo comportamentale, sistemico relazionale, hanno tutti una notevole efficacia. Io utilizzo un modello analitico junghiano che utilizza, oltre al dialogo, l'analisi dei sogni, quindi l'analisi dell'inconscio, per aiutare il soggetto a liberarsi di questi disturbi. Ovviamente nei casi più gravi è bene ricorrere a una cura farmacologica. Per casi più gravi io intendo persone che ad esempio non riescono più a uscire di casa, non riescono più ad andare al lavoro, ad avere contatti con gli altri, nel momento in cui le ossessioni e le compulsioni sono quantitativamente talmente alte da invalidare appunto il sistema relazionale del soggetto. Nel film vediamo una chiara evoluzione un po' del personaggio, in meglio intendo, evoluzione che porta Melvin a uscire dall'isolamento sociale. Ecco, partendo da quello che avviene nel film, quali sono nella realtà le situazioni, le motivazioni, le esperienze che possono migliorare la qualità della vita di una persona che soffre di questi disturbi? Allora, dunque, il film è molto carino da questo punto di vista, perché secondo me i suoi personaggi rappresentano un po' quello che può essere lo schema di una psicoterapia. Partiamo da Melville, che incontra il cane, il cagnolino, che rappresenta proprio tutto ciò che di animalesco, di sporco, di fuori controllo c'è dentro di noi, e che appunto è un po' la causa scatenante del disturbo, perché la ricerca ci dice che alla base di questo disturbo spesso esistono dei sensi di colpa. Poi Melvin incontra dei personaggi come ad esempio l'artista, il pittore. Quindi che cosa significa? Che noi dobbiamo incontrare il nostro lato creativo
per liberarci dalla pressione del doc. Quindi la creatività non è solo, diciamo, in senso stretto dipingere, cantare, scrivere, ma è proprio aprirsi a nuove esperienze. Un altro personaggio è il mercante d'arte di colore, il quale affronta in maniera aggressiva Melville, e questo è l'incontro con la nostra ombra, con le parti più aggressive, autoaggressive, ma anche aggressive nei confronti con gli altri, per arrivare poi all'incontro con Carol, che è l'incontro con l'amore, perché il fine di ogni psicoterapia poi è l'eros, cioè aiutare il soggetto ad ampliare i suoi orizzonti e aprirsi alla sua vita emotiva, affettiva, in maniera sempre più, effettiva e funzionale. Certo, un'ultima domanda, dottoressa. Il film di cui abbiamo parlato oggi, lo ripetiamo, Qualcosa è cambiato, è, come lei ci ha confermato, abbastanza emblematico, no? Del disturbo ossessivo compulsivo. Quale altro film si sentirebbe di consigliarci se volessimo puntare su una rappresentazione il più possibile fedele a quello che avviene nella realtà? Allora, se vogliamo rimanere sulla linea di Qualcosa è cambiato, quindi un po' sul tipo della commedia, cioè Tutte le manie di Bob e TikTok, che è un film spagnolo di un gruppo di pazienti affetti da DOC che si improvvisano in una sorta di autoterapia di gruppo. Poi c'è un film italiano molto bello che è La parola amore esiste, di Mimmo Calopresti, con Valeria Bruno Tedeschi. Anche qui c'è una rappresentazione molto fedele del disturbo, per arrivare a un film horror che è La casa di Jack di Lars von Trier, che vede appunto un serial killer alle prese con un disturbo ossessivo compulsivo. La ringrazio mille, dottoressa, per essere venuta qui a fare questa intervista. Direi che abbiamo abbastanza materiale per approfondire queste tematiche sul divano durante queste vacanze. Sì. Grazie a voi per l'invito e un saluto agli ascoltatori. Grazie, dottoressa. Grazie.